Buonasera a tutti i nostri web ascoltatori di Liberi.tv, benvenuti a tutte le persone che stanno facendo la fila da più di mezz'ora per collegarsi con il nostro live stream, che devo dire la verità ci sta creando un po' di problemi, questo a causa del sovraccarico. La colpa è tutto di Paolo Barnard, che saluta ed è con noi. Buonasera Paolo. Ci sono un sacco di persone che ti stanno aspettando perché stasera vogliono conoscere che cos'è il tuo libro Il più grande crimine. Allora, io Paolo Barnard lo presento in un modo semplicissimo. Paolo Barnard è giornalista e scrittore. Per sapere chi è Paolo Barnard è sufficiente fare qualche ricerca su internet e lo scoprirete subito. Quindi su questo non mi dilungherò perché le cose che ci dirà sono tante e sono importanti. Andremo avanti fino a circa le 22. Le 22:15 di Paolo Barnard che cosa si può dire? Anzi, che cosa dicono di lui? Che è un pazzo? Sì, perché è l'unico giornalista che in televisione ha avuto il coraggio di dire che Mario Monti è un criminale che andrebbe processato e stanno dicendo che è un matto. Paolo Barnard è uno dei pochissimi giornalisti, anzi l'unico giornalista che ha detto che andrebbe processato anche il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Paolo Barnard però dice queste cose perché lui qualcosa sa. E partiamo proprio da questo, partiamo dalle notizie di oggi e partiamo da una notizia che forse oggi hanno capito in pochissimi, vale a dire che ci sarebbe un accordo segreto fra Barroso, Van Rompuy e un qualche altro manipolo di persone per far perdere ai paesi che aderiscono all'Unione Europea ulteriori pezzi di sovranità. Paolo, io ti faccio un'unica domanda, così ti do la spalla per poter presentare questo libro. Cosa c'è scritto sul più grande inganno? Ci puoi fare la traduzione di questa notizia di oggi e come si può uscire attraverso quello che tu hai portato in Italia come conoscenza con un evento che nel mese di febbraio hai organizzato a Rimini, hai portato la MMT, la Modern Money Theory? La notizia di oggi non la posso commentare perché un giornalista, che sia un giornalista, prima di commentare una cosa la deve studiare, la deve capire. Io quello che ti posso dire è che c'è un progetto di Mario Draghi di sottrarre ancora più sovranità agli stati attraverso lo scorporamento degli organi che reggono il sistema bancario dal controllo sovrano delle nazioni a un controllo centrale europeo. Questa è una notizia certa. Su quello che stanno complottando i Rompuy e compagnia bella, ti ripeto, io posso parlartene solo dopo che ho letto qualcosa di ufficiale. Adesso non ti dico niente, ma comunque non è niente di nuovo. Il progetto di sottrazione di sovranità a tutto campo agli stati europei è quello che ho descritto nel più grande crimine, si compone di una serie lunghissima di passaggi, ce ne sono 200. Ripeto, l'ultimissimo di cui ho notizia certa è questo, sottrarre agli stati nazionali il controllo dei regolamenti delle banche, questo è l'ultima. Allora, tu hai fatto una approfondita ricerca che poi hai esposto su un libro che si può scaricare gratuitamente sul tuo sito internet e vogliamo ricordare come si accede al tuo sito, qual è l'indirizzo e questo libro si intitola Il più grande crimine, è libero, è gratuito, tutti vi possono accedere e che cosa contiene questo libro? Il sito è www.paolobarnard.info. Il più grande crimine è frutto di una ricerca di 2 anni con un gruppo di macroeconomisti e storici dell'economia internazionali, in particolare americani, un francese e un australiano, dove si racconta, si ricostruisce il progetto di ripresa del potere sostanzialmente assoluto da parte delle élite europee che l'avevano perduto nel lungo arco storico che va dagli anni dell'inizio del Novecento fino agli anni 70. Si arriva agli anni 70 in cui il loro progetto di ripresa del potere sugli stati sovrani, sui popoli, sui parlamenti, sulle leggi e soprattutto sulle sovranità monetarie comincia a dare dei frutti. Una pianificazione di 70 anni comincia a dare dei frutti a metà degli anni 70, inizio anni 80. Siamo arrivati al giorno d'oggi con l'Unione Europea che abbiamo, con il sistema monetario che abbiamo, cioè questo euro
che non è sovrano, con la catastrofe economica e finanziaria che abbiamo, e oggi sono davanti agli occhi di tutti i risultati di questa pianificazione. A qualcuno la chiama teoria del complotto, questa è una sciocchezza completa. La storia è fatta tutti di complotti, tutta di complotti. Le pianificazioni del potere hanno costellato la storia sempre. Per venire ai tempi più moderni, dai piani nazisti per lo sterminio degli ebrei, degli zingari e degli slavi d'Europa, li chiamavano zingari, ma zingari per questo motivo, fino ad arrivare ai piani americani per distruggere Cuba, il Centro America. Io mi sono reso conto della fondatezza delle teorie del complotto quando ho letto sui documenti declassificati del National Security Archives di Washington il piano Mongoose per la distruzione di Cuba. E uno, se non legge, se uno non si rende conto, cioè se uno non vede che stai leggendo dei documenti declassificati della NSA e della CIA, pensa che sia fantasia pura. In realtà è invece quello che stavano pianificando, che avrebbero fatto e che hanno anche fatto. Per passare ad altre grandi pianificazioni, venendo in Italia la P2, è stupido chiamare la P2 una teoria del complotto. La P2 era un complotto, i complotti esistono. Ora, questa pianificazione economica egemonica europea di 70 anni non è una teoria del complotto, è una pianificazione che è realmente avvenuta. Io ho messo insieme nel più grande crimine la ricerca storica, economica, con, ripeto, dei consulenti autorevolissimi, sono tutti docenti universitari, tutti accademici, tutti scienziati, chiamiamoli. Quindi, e ho raccontato come hanno pianificato questo ritorno al potere praticamente assoluto dopo che l'avevano perduta all'inizio del Novecento. Così è successo, oggi abbiamo gli stati europei che non contano, hanno i parlamenti che non contano più nulla, presidente del Consiglio che non contano assolutamente più niente, il diktat politico, economico, sociale, legislativo dettato da gruppi finanziari, grandi industriali, che comandano la bacchetta, fino ad arrivare agli esempi dell'Italia, dei nostri giorni, dove un governo legittimamente eletto, che io non condividevo, lo devo ripetere tutte le volte, però che io era comunque un governo legittimamente eletto, è stato deposto da un colpo di stato finanziario. Un presidente della Repubblica ha dovuto prendere dentro al Palazzo Romano un rappresentante di questa cricca di golpisti. Il Parlamento italiano è stato completamente esautorato, nulla poteva fare se non accettare il diktat dei mercati, che ci hanno minacciato con la distruzione, col default disordinato, vuol dire la distruzione economica del paese, nel novembre 2011. Questa è la situazione, l'ho raccontata nel più grande crimine, chiunque può andarla a leggere, l'ho poi approfondito in tutta una serie di articoli, eccetera. Ci tengo a sottolineare che chi parla di teoria del complotto sono quegli intellettuali con un quoziente intellettivo sotto lo stuoino di un albergo che devono a bacchetta dire delle sciocchezze che neppure loro condividono, perché sanno perfettamente che queste pianificazioni esistono, ma devono scriverlo perché ovviamente sono sotto il diktat del Corriere della Sera piuttosto che della RAI, eccetera. Paolo, ci arriva dalla chat già immediatamente una domanda, che è questa qua. Vorrei chiedere a Barnard un commento sulla battuta di Berlusconi. Inoltre vorrei chiedergli se auspica un'uscita veloce dalla Grecia dall'euro. Il tuo audio è tutto spezzato, non ti sento, non capisco cosa dici. Poi magari... Allora, riprovo a farti la domanda. Allora, c'è una domanda che ci giunge dalla chat. Riesci a sentirmi? No, non ho capito da dove giunge. Dalla chat. Da una chat, credo. Vabbè, ho capito forse così. Va bene. Poi? Allora, la domanda è, vorrei chiedere a Barnard un commento sulla battuta di Berlusconi. Ah, sulla battuta di Berlusconi. Sì, sì. Sì, sì. Allora, niente, Berlusconi è un allievo distratto, io l'ho istruito molto attentamente in questi giorni al telefono su cosa dire, su cosa fare, in cambio di un lauto compenso bancario che mi è arrivato su un conto Unicredit che devo tenere segreto, e lui ha sbagliato invece tutto quando si è presentato al pubblico, purtroppo non si concentra molto, no, adesso battute a parte perché ovviamente scaccia villani sul Fatto Quotidiano, ha scritto che io sono un uomo del Berlusca, eccetera. Allora, battute a parte, la battuta di Berlusconi riflette il disordine mentale di questo uomo,
che ha una comprensione dei sistemi economici estremamente limitata, non va un po' a casaccio, non capisce bene cosa sta succedendo, ha intuito che c'è qualcosa di molto sbagliato nell'euro, tutte le volte fa queste uscite, le aveva già fatte in passato, e tutte le volte poi se le rimangia. Sinceramente mi lascia completamente indifferente, di Berlusconi non me ne frega assolutamente niente, non mi interessa nessuno che sia stato intorno a lui e che abbia lavorato intorno a lui, perché sono persone che si avvicinano a queste verità economiche ma non riescono mai ad approfondirle, hanno troppa paura. Uno tremendo da questo punto di vista è proprio Giulio Tremonti, col quale invece veramente, a parte gli scherzi, ho avuto conversazioni private, e sto uomo ha troppa paura di perdere le parcelle delle grandi banche in futuro, gli incarichi universitari, per dire la verità. Quindi insomma, sostanzialmente lasciamo perdere tutta questa storia del PDL, è una perdita di tempo, questi non ci capiscono niente, e quando ci capiscono qualcosa hanno troppa paura per fare qualcosa di utile. Quindi è un argomento che non ha senso. Allora, sempre dalla chat, noi qui a Liberi.tv abbiamo la regola di dare precedenza alle domande che vengono dalla chat, e Just ti chiede: se in Grecia vince Tsipras, lo uccideranno o lo corromperanno? Quali scenari plausibili? Che ne so, ma come si fa a rispondere a domande di questo genere? Cioè, non si sa. Io credo si possa dire che avrà sicuramente delle difficoltà enormi a portare fuori la Grecia da quello che è il suo destino di adesso, che si profila, cioè un default disordinato e 40 anni di austerità con la dracma. Credo che avrà sicuramente delle grandi difficoltà. Non vedo un politico in Europa che abbia dato qualunque segnale di avere il coraggio di rompere con il sistema Unione Europea. Non capiscono i sistemi monetari, non capiscono che un ritorno alla moneta sovrana pilotato con una gestione economica sensata, come potrebbe essere la Modern Money Theory, è una ripresa garantita per il paese. Queste cose non le capiscono, per cui vanno alla cieca e non ho nessuna fiducia che riusciranno a fare niente. Se poi l'ammazzeranno o no, io sinceramente questo non lo so. Felli 1927 chiede: vorrei chiedere a Barnard i principi fondamentali della MMT. Ok, i principi fondamentali della MMT sono questi. Primo, capire come funzionano i sistemi monetari moderni. E in secondo luogo, scusate, qui si sta aggiungendo un po' di rumore. Comunque, allora, capire come funzionano i sistemi monetari moderni, capire come uno Stato e una banca centrale possano gestire l'economia. Abbiamo un problema. Noi ci sentiamo bene in ogni caso, è sì. Un leggero rumore di sottofondo. C'è un rumore di sottofondo che adesso mi sa che crescerà, perché purtroppo qui si è aggiunta una compagnia che era imprevista. Mi puoi dare un minuto che cerco di spostarmi? Certo, assolutamente sì. Mi richiami tu un attimo? Allora, chiedo alla regia se possiamo mandare uno spot, facciamo un piccolo break di un minuto e ritorniamo in diretta con Paolo Barnard fra un minuto. Bene, allora riprendiamo quindi, Paolo, ripartiamo dalla MMT. Sì, allora, il principio fondante della MMT è questo, capire come funziona un sistema monetario sovrano, esattamente come funziona l'emissione della moneta e che cosa uno Stato che controlla l'emissione della moneta assieme alla sua banca centrale può fare per il benessere della maggioranza dei propri cittadini. La MMT comprende che gli Stati e i sistemi monetari sono stati creati di fatto, vengono creati per essere spesi a deficit, cioè la moneta è creata dallo Stato per essere spesa a deficit, come contributo invece all'attivo, alla ricchezza della cittadinanza privata composta da famiglie e aziende. Pensate che lo stesso Morgan, il banchiere fondatore della banca JP Morgan, diceva esattamente questo, diceva la fortuna della società è la possibilità del sovrano, cioè dello Stato sovrano,
di spendere la propria moneta di più di quello che la ritira in tasse per beneficiare l'economia, la società, i cittadini, le aziende, eccetera. Questo è il principio fondante dell'MMT. Una volta che si è capito come funziona la moneta, una volta che si è capito che una moneta sovrana, come era la lira, come era il marco, come sono i dollari, può essere spesa di più di quello che si tassa per favorire proprio lo sviluppo economico e attraverso delle scelte politiche precise favorire uno sviluppo economico di un tipo piuttosto che di un altro, cioè spendere a deficit, come ha fatto gli Stati Uniti, per versare trilioni di dollari nelle banche, non è una gran scelta, non è proprio l'MMT. Spendere a deficit gli stessi trilioni di dollari per creare piena occupazione, servizi sociali, ospedali, infrastrutture, favorire le aziende, detassare il lavoro, detassare le aziende, favorire il commercio, eccetera, è la MMT. Ecco, una volta che si capisce questo, riassunto proprio in pochi secondi, si capisce che l'MMT è uno strumento fondamentale per salvare non solo il tessuto economico, ma il tessuto democratico. Perché una volta che tu hai tolto allo Stato la possibilità di fare questo, e una volta che hai tolto ai cittadini la garanzia del benessere, della tutela sociale, non hai più democrazia. Quindi questa è in sostanza la MMT. La MMT dove è nata, Paolo? La MMT, proprio MMT, è nata con la rielaborazione moderna negli anni 90 di teorie economiche che sono ultra conosciute, classicissime, tutta la corrente cartalista prima che viene fine 800, inizio 900, la corrente keynesiana, di pensiero keynesiano, ma ci mettiamo dentro anche il New Deal di Roosevelt, cioè tutte quelle esperienze di gestione dell'economia dove si è compreso cosa poteva fare uno Stato gestendo una propria moneta. Poi negli anni 50 e 60 sono stati altri contributi di altri grandi economisti, Lerner, Kaleski, Minsky e compagnia bella, fino a che negli anni 90 un gruppo di economisti americani che si raggruppano all'Università del Missouri, Kansas City, hanno rielaborato in termini ancora più moderni e pratici questa cosa. Si parte da Warren Mosler, Rand Ray, Stephanie Kelton e quelli che abbiamo portato in Italia noi del gruppo MMT. La MMT appunto è arrivata in Italia a febbraio con l'evento di Rimini. Ci vuoi spiegare come è maturato questo evento? Ci sono state più di 2.000 persone, quasi 2.200 persone, tutte incollate lì per quasi tre giorni in posizioni scomodissime per seguire delle lezioni di economia lunghissime, fra l'altro, ma tutte incollate ad ascoltare attentissime. Come è nato questo evento? È nato da un senso di urgenza e di semidisperazione, perché io ho capito che qui in Italia, in particolare in tutta l'Europa, in tutta l'Eurozona, qui in Italia in particolare, veramente con l'arrivo di Monti era arrivata la falcidia, l'attacco finale alla grande, bella ricchezza di questa nazione, alla democrazia di questa nazione. Allora ho deciso di cercare di dare una botta molto forte portando oltre al mio lavoro, anche proprio i protagonisti del mio lavoro, con un'autorevolezza chiara, no? Perché quando inviti dei docenti universitari di statura internazionale, li fai parlare di fronte al pubblico, gli esponi possibilmente anche le domande dei media, eccetera, è chiaro che a questo punto ti esponi molto e dai la possibilità a tutti di capire come veramente stanno le cose. Peccato che i media se la sono fatta addosso e non sono venuti, ma questo è normale, cioè, se non sanno, non saprebbero neanche cosa chiedere. Okay? Quindi è nato da questo senso di urgenza estrema. Pian piano stiamo andando avanti sempre di più, comunque stiamo bucando gli schermi, nonostante l'opposizione di quel falsario ignobile che è Michele Santoro, che ha mandato una truppa a Rimini a filmare tutto e poi dopo non ha trasmesso niente, perché è quello che è, un venduto, un falsario, un uomo veramente indecente, che purtroppo ha un seguito perché la metà del pubblico italiano è stupido, l'altra metà è troppo ignaro per sapere cosa sta facendo. E a parte questo, voglio dire... E si può parlare di autocensura in questo caso? Di che cosa? Oppure di autocensura, oppure lui ha voluto di proposito nascondere questo evento?
autocensura di proposito mi sembra che sia la stessa cosa. Cioè, lui ha fatto una scelta razionale di nascondere questo evento a tutti, e quindi che sia autocensura o che sia una scelta sua, chi se ne frega. Cioè, è una cosa indecente, specialmente perché questo falsario ignobile non fa altro che fare degli spottini pro operai, mandando il suo ruotolo a fare sostanzialmente niente, a prendere in giro la classe operaia, e poi dopo non trasmette quella che invece dovrebbe essere un programma macroeconomico di salvezza nazionale di tutta la filiera delle aziende e dei lavoratori. Paolo, una raffica di domande. Andrea ti chiede, secondo lei gli attuali politici sarebbero in grado di gestire un'uscita dall'euro e applicare la MMT? Ragazzi, qui abbiamo dei problemi. Allora, un secondo, chiedo una pausa. Provo a andare adesso fuori, c'è tanto casino. Ok, sentite ragazzi, vi chiedo di fare una sosta di un minuto e mi richiamate, possibile? Sì, è possibile, quindi chiedo alla regia se può mandare uno spot e ritorniamo fra un minuto. Allora, riprendiamo dalla domanda di Andrea. Se i politici sarebbero in grado di gestire un'uscita dall'euro e applicare la MMT. Ok. Io non vedo il mio video, ma voi mi vedete, no? Ti vediamo perfettamente. Ok, allora, no, nessun politico, assolutamente zero. Nessun politico è oggi sarebbe in grado di gestire un default dell'Italia dall'euro in maniera ordinata, secondo la MMT. E questo, ok, è poi quello che noi cerchiamo di fare, cioè dobbiamo cercare di trovare il modo di contattare una classe politica. Oddio, che fatica a dire una cosa del genere. Comunque, una classe politica possibile che ci comincia ad ascoltare, insomma, che comincia a studiare un pochino, soprattutto questo. In Italia questa storia dell'economia è veramente la preistoria, cioè non esistono classi politiche se non ovviamente quelle dei tecnocrati, che sono preparatissimi e che sanno tutto, ma questi sono i tecnocrati. Ma nella classe politica siamo ancora al medioevo dell'economia, cioè qui abbiamo gente che non conosce neanche i rudimenti di come gestire i bilanci di uno Stato, vanno avanti a quello che si sa a scuola, cioè quindi il deficit è un problema, il debito è una brutta roba, lo devono ripagare i nipoti, allora bisogna fare che cosa? Non so, la modernità vuol dire privatizzare, non so, vanno avanti per degli slogan che sono quelli delle famiglie, cioè, senza offendere le famiglie, voglio dire, ma un politico dovrebbe sapere un po' di più. Quindi dobbiamo cercare di creare questa consapevolezza. La mia strada per fare questo non è di rivolgermi ai politici, ma è di rivolgermi agli imprenditori. Gli imprenditori che hanno l'acqua alla gola in questo momento, che sono completamente disperati, e riuscire a ottenere attraverso di loro un finanziamento sufficiente per creare una scuola di pensiero in Italia, per cominciare a contattare le leve politiche, e allora da lì si può cominciare a ragionare. Allora, Calciolari invece chiede perché la sua tesi non si inquadra nelle tesi complottiste. Perché non è un complotto, è provato da ricerche politiche, ricerca giornalistica, ricerca storica, ricerca economica, perché ci sono le prove, la risposta è questa. Io per chi ha letto Il più grande crimine, forse questo signore non l'ha letto, ma che ha letto Il più grande crimine, legge che ci sono delle documentazioni precise che risalgono addirittura all'inizio degli anni 70, in cui si pianificava la spoliazione degli stati del loro potere sovrano, della loro moneta, la messa da parte dei cittadini che dovevano diventare apatici, inutili. Ci sono documenti che riguardano lobby finanziarie europee di grande potere, che hanno addirittura scritto, prima che lo facessero i politici, quelle che noi oggi conosciamo come le regole dell'austerity, non è scritte loro, non è imposte, e ci sono tutta una serie di prove nel più grande crimine che è inutile che stia a elencare adesso, che ci metto 3 ore, e quindi non è un complotto perché abbiamo proprio le prove di questo. Poi al di là del fatto che uno si sia letto le prove
ma basterebbe che uno si guardasse intorno per capire cosa sta succedendo, no? Cioè, abbiamo un Presidente del Consiglio che è un criminale, non è un Presidente del Consiglio, ma insomma che questo è dove sta, perché è stato messo lì dai mercati, nessuno lo ha eletto, nessuno l'ha votato, abbiamo delle politiche economiche che nessun cittadino italiano ha votato, abbiamo un'adesione dei trattati europei che hanno delle implicazioni immense sulle famiglie, sui risparmi, sulla sanità, sui servizi, sulle aziende, che nessuno ha votato, non ce le hanno neanche sottoposte. Anzi, il Senato e la Camera italiana hanno passato le austerità con una procedura tale da evitare proprio il referendum, apposta per evitare il referendum. Insomma, vuol dire, uno si guarda intorno e si rende conto che c'è qualcosa che non funziona, no? Ecco, voglio dire. Assolutamente, diciamo che le prove ce le abbiamo sotto gli occhi. Allora, 987 Miss ti chiede: se dovessi segnalare una roadmap per l'uscita dall'euro dalla Grecia, cosa dovrebbero fare? Una rotta per la Grecia? Una roadmap per la Grecia. Sì, una roadmap per la Grecia. Allora, un po' complicatino. Comunque, cerchiamo di essere semplici. Recuperare la moneta sovrana. Cioè, la Grecia dovrebbe idealmente fare quello che ha fatto l'Argentina, cioè dire, mi dispiace, noi abbiamo una priorità che è il nostro popolo, il benessere della nostra economia, non possiamo più distruggere milioni di persone, famiglie, destini, aziende, l'intero paese, diventare servi come schiavi di una tecnocrazia europea, rompiamo con tutto il sistema, usciamo dall'euro unilateralmente, e se non vi basta usciamo anche dall'Unione Europea, chi se ne frega. A quel punto la Grecia dovrebbe avere un governo che reintroduce una moneta sovrana, immediatamente la prima cosa che fa torna a tassare in questa moneta, gli stipendi pubblici sono tutti in questa moneta, tassare nella nuova dracma significa che chiunque viva in Grecia, dal miliardario al poveretto, dall'azienda alla famiglia, deve ottenere dracma per poter pagare le tasse. Questo cosa significa? Che ci sarebbe immediatamente un'immensa richiesta di dracma. Secondo le note leggi del mercato, questa richiesta apprezza la dracma contro l'euro, perché tutti venderebbero euro, cioè gli euro che hanno nei conti correnti oggi, verrebbero venduti immediatamente per guadagnare sufficienti dracme per cominciare a pagare stipendi, per cominciare a pagare le tasse, eccetera. Allora, questa svendita di euro e questa richiesta enorme, massiva, nazionale di dracma, vuol dire che svaluta l'euro e rivaluta la dracma, prima cosa. Seconda cosa, il governo dovrebbe, non, appunto, come conseguenza di quello che ho appena detto, non convertire i conti correnti privati in dracma, li lascia in euro, tanto ci pensa la gente poi a svendere l'euro. L'altra cosa importante è di tentare creare immediatamente una situazione di piena occupazione. Vuol dire che il governo ha la dracma, può lanciare un programma nazionale di piena occupazione, vuol dire a tutti i disoccupati greci: venite a lavorare per il governo, vi pago in dracme, andiamo a fare tutto quello che c'è da fare nel paese, dal ripulire una strada, a chiudere le buche per strada, a grattare la crosta dall'acropoli per renderla migliore, fino a creare servizi per gli anziani, per i bambini, per le madri singole. Ci sono milioni di occupazioni che si possono inventare da niente, che vengono pagate dal governo in dracma. Questo comincia a rilanciare l'economia, vuol dire che l'economia comincia a ritornare ad avere persone che, essendo pagate dal governo, poi vanno però a spendere. Questo vuol dire che vanno a beneficiare il settore privato, il quale settore privato ne beneficia a sua volta. E se il settore privato ne beneficia, cosa succede? Che gli investitori che stanno all'esterno della Grecia e che per le prime 4 settimane si sono presi una fifa dalla Madonna e sono scappati dalla Grecia, cominciano a vedere che questo è un paese che si riprende, è un paese moderno, non è, con tutto il rispetto, l'ultimo paese dell'Africa. È un paese moderno, ha sostanzialmente infrastrutture moderne, un sistema bancario moderno. Si sta rivalutando economicamente con questa nuova occupazione che viene creata dal governo. Il settore privato ne sta guadagnando. C'è richiesta della dracma, come ho detto prima. L'investitore privato sa benissimo che a questo punto il governo, essendo proprietario della dracma, può ripagare tutti i propri debiti in dracma, ma li puoi pagare tutti fino all'ultimo. Meglio avere dracme che non avere niente, che perdere tutti gli euro, tutti i dollari, eccetera. E a questo punto gli investitori tornano a investire nella Grecia. Questo è ovvio, quello che è successo nell'Argentina. L'investitore sa che laddove un governo ha la
gestione totale, padrona della propria moneta, può onorare i propri debiti sempre, torna a investire, perché gli investitori possono tornare in Grecia a fare fabbriche, a lavorare per le infrastrutture, possono fare qualsiasi investimento nella Grecia. E questo è, diciamo, tagliato molto in breve il percorso virtuoso che la Grecia può fare per uscire da questo disastro. Naturalmente questa si chiama MMT, Modern Money Theory. È un'illusione, è una chimera pensare che poi lo farebbero veramente, ma questo dovrebbero fare in teoria. Nel disegno, questa situazione economica, a che cosa deve portare l'Europa? Cioè l'Italia, più nello specifico, dove sta andando con queste politiche economiche? Sta andando dove vedete che sta andando, con il raddoppio della disoccupazione dei neolaureati, che passa nel pochi anni dall'11% al 19%, un livello inaudito nell'Italia dal dopoguerra. Sta arrivando ad avere un italiano, 2/10, giusto per essere precisi, che non si scalda d'inverno. Voglio dire, un cittadino italiano su 10 che non si scalda d'inverno è un po' grave, in un paese moderno che era nel G8, sta arrivando ad avere 5 italiani su 10 che rimandano le visite mediche, sta arrivando ad avere un paese che è sceso al 23° posto nella classifica OCSE per i redditi delle famiglie, siamo al 23° posto nell'OCSE, dovremmo essere, non so, al 4° per essere un paese sano, siamo al 23° posto, sta arrivando a un paese dove falliscono 40.000 aziende all'anno con aumenti di cassa integrazione ordinari, di cassa integrazione in deroga del 50-60% ogni trimestre, una situazione spaventosa, okay? Con persone che si suicidano fra imprenditori e lavoratori, cioè, stiamo arrivando a questo. Questo cosa significa? Significa ottenere da parte di Germania e Francia, che sono gli autori di questo disegno, quello che Germania e Francia hanno cercato di ottenere per un secolo, la distruzione del Sud Europa. La Germania ci ha provato con 2 guerre, non ci è riuscita, ci ha provato una volta con l'economia, con lo SME, e non ci è riuscita perché Soros ha fatto saltare tutto quanto. Adesso ci ha riprovato con l'euro e con i trattati europei, questa volta ci è riuscita. Avranno la possibilità di pagare lavoratori italiani fra 5-6 anni stipendi che vanno dai 650 ai 700 euro, a lavori a chiamata, a lavori a singhiozzo. E questo è quello che vogliono fare, cioè il loro sogno è proprio quello di dominare l'economia europea distruggendo la concorrenza del sud, e ci sono riusciti. Vale ti domanda qualcosa su Grillo, su Beppe Grillo, sulle sue uscite, voglio dire sulle idee di Grillo un po' contraddittorie in economia, Vale dice, non pensi che Grillo sia un po' contraddittorio? Prima chiedi tagli degli stipendi dei parlamentari, dei finanziamenti, giornale, riduzione del debito, e poi chiede l'uscita la riduzione del debito, e poi chiede l'uscita dall'euro. Cosa pensi di Grillo? No, ma voglio dire, cioè, vabbè, no, non voglio fare delle battute acide, non va bene. No, penso quello che ho sempre pensato, cioè che è un uomo, e l'ho anche scritto, è un uomo che segue una sua nevrosi personale, un uomo che la cui vita è dominata dai suoi boati gastrici, per cui lui una mattina si sveglia e secondo lui Oriana Fallaci, la più grande giornalista del mondo, e spara un post su questo, eccetera, eccetera. Poi, dopo una settimana, scrive che i palestinesi, poveretti, sono un popolo martoriato, eccetera. Cioè, non si rende neanche conto di quello che fa. Questa è la normalità di Beppe Grillo. Quindi, il dramma è che prende sul serio uno come Beppe Grillo. Questa è la tragedia. Poi, questo è un commento benigno che posso fare su Beppe Grillo. Poi c'è la parte maligna, che è quella che dice che questo uomo è un miliardario speculatore immobiliare gestito dalla Casaleggio Associati, e che ha un disegno invece molto più cinico, che è quello di promuovere i suoi miliardi, i suoi spettacoli, il suo franchising, e di permettere alla Casaleggio di espletare, di implementare i suoi piani di manipolazione mass mediatica. Io ti posso dare una testimonianza diretta di persone che hanno creato i gruppi a 5 stelle e i meetup, primi meetup e poi i gruppi a 5 stelle della mia città, che è Bologna. Mi hanno riferito che la discussione centrale alla creazione del 5 stelle era se fare un movimento politico o se fare un movimento per promuovere il franchising di Beppe Grillo, e la maggioranza era per promuovere il franchising di Beppe Grillo. Sono riuscito a spuntare i politici per un pelo.
questo per darti un'idea di cosa poi veramente era questo movimento, insomma, quindi purtroppo Grillo è quello che è. Dice che io sono criptico perché non sa cosa rispondere. Assolutamente chiaro, Paolo. E in uno dei tuoi ultimi post hai parlato diciamo della tragedia del momento, che è purtroppo il terremoto in Emilia. A livello economico, come si potrebbe uscire da questa situazione che nei prossimi anni ci devasterà? Torniamo al discorso che facevo prima: le potenzialità sociali di uno Stato moneta sovrana sono illimitate, immense. In una trasmissione dove ho di recente dato la mia opinione, quella del famoso Monti criminale, è stato fatto vedere cosa ha fatto l'America dopo il Katrina nella Louisiana, cosa ha fatto il Giappone. Erano esempi che calzavano al 20%, perché nella realtà è stato fatto veramente molto di meno di quello che si poteva fare. Uno Stato a moneta sovrana non ha limiti di spesa, vuol dire che può ordinare la ricostruzione ingigantendo il proprio deficit illimitatamente. Questo vuol dire ordinare domani una ricostruzione illimitata dell'Emilia Romagna, con oltretutto un'aggiunta di infrastrutture, quindi si prenda a pretesto questa tragedia per ridonare a una regione dell'Italia. Andava fatto in Abruzzo soprattutto questo, perché l'Emilia Romagna è già messa meglio dell'Abruzzo. Comunque, per donare infrastrutture nuove, per donare servizi nuovi, tutto questo si può fare a carico della spesa deficit dello Stato. Soprattutto, come ha giustamente sottolineato Warren Mosler di recente, si può... non l'ha fatto in una conversazione con me, scusate, vabbè, ma niente, non importa, è comunque importante. E lui ha detto una frase molto bella, ha detto: ma che senso ha in Italia avere il 10-12% di disoccupazione di media, con delle punte giovanili al 30%, e non occupare tutta questa gente che non sta facendo niente per andare in Emilia Romagna a ricostruire, a rifare infrastrutture, a ricreare servizi, eccetera, eccetera. E questo può fare uno Stato moneta sovrano. Ok, che poi fra l'altro questa spesa a deficit che va a ingrandire un numerino al Ministero del Tesoro, che non significa nulla, contrariamente a quello che ci dicono, ripeto, con moneta sovrana, non con l'euro, se noi avessimo una moneta sovrana come l'America, come l'Inghilterra. Questo numerino che aumenta crea un circolo virtuoso nell'economia che poi ripaga se stesso, perché aumentano i fatturati, aumenta il prodotto interno lordo, aumenta la tassazione, non perché tu aumenti le tasse, anzi quelle le cali. Aumenta la tassazione perché aumenta il prodotto interno lordo, quindi i contribuenti aumentano, eccetera. Quindi sostanzialmente poi si pareggia anche da sé. Non solo, gli investitori trovano delle zone italiane che sono rimodernate, come ha fatto la Germania negli anni 90, estremamente rimodernate, quindi opportunità di investimento straordinarie, vengono a investire, portano valuta forte, e questo di nuovo aiuta l'Italia a ripagare i propri debiti. Insomma, si innesta quello che è chiaro, abbiamo descritto a Rimini, un circolo molto virtuoso dell'economia. E questo potrebbe fare, nel caso dell'Emilia Romagna, lo Stato in 10 minuti, decidendolo una scelta politica, con una moneta sovrana. Con l'euro non è possibile, che sia molto chiaro, non è possibile, perché lo Stato italiano è ridotto alla stregua, e questo è il grande crimine dell'euro, alla stregua di un poveraccio che deve andare a elemosinare da una finanziaria dei soldi per vivere. Quindi tutto quello che l'Italia, che il governo spenderebbe in Emilia Romagna, sono soldi presi in prestito a tassi usurai che devono poi essere restituiti. Quindi cosa fai? Ricostruisci l'Emilia Romagna, poi vai a mangiare i redditi delle aziende del Lazio, del Marche, della Lombardia, e vai a mangiare i redditi dei cittadini in tutta Italia. Allora lì hai speso da una parte e mangiato dall'altra, non hai risolto niente. Stefano Scardovi ti domanda: puoi dare in modo semplice e credibile, puoi spiegare in modo semplice e credibile perché la teoria della MMT, con uno Stato a moneta sovrana che spende a volontà, non sia il mondo del Bengodi? Non lo posso spiegare, perché è il mondo del Bengodi. Questo non viene capito. Tutti si spaventano di fronte all'idea della spesa deficit. Perché, ripeto, io la prima cosa che ho detto quando mi hai fatto la domanda prima sulla MMT, capire come funzionano i sistemi monetari moderni, e tutti si spaventano perché nessuno capisce veramente come nessuno, nel pubblico sicuramente, ma anche molto nella politica, come funzionano i sistemi monetari moderni. I sistemi monetari moderni
sono in grado di creare la liquidità necessaria, cioè i beni finanziari al netto, si chiamano in termini tecnici, necessaria per veramente arricchire tutta l'economia senza limiti. Gli unici limiti che ci sono in questo processo di creazione di moneta da parte dello Stato, che crea una moneta è un suo debito che non ha senso, perché è un debito che ha con se stesso, ma che crea ricchezza per i cittadini. L'unico limite è quando si arriva alla piena capacità, cioè si è messi tutti a lavorare, tutti, non c'è un disoccupato in tutta Italia, si sono esaurite tutte le risorse che ci sono da esaurire, si sono comprati tutti i prodotti che si possono comprare, allora a quel punto è bene fermare la spesa, perché sennò si crea inflazione. Ma voi vi rendete conto che uno scenario del genere è un fantascienza, cioè siamo ancora distanti 2000 anni da una cosa del genere. Quindi veramente questo sistema economico sarebbe il Bengodi, sarebbe la possibilità di garantire una sopravvivenza degna a milioni di cittadini, di garantire pensionati degni, di garantire aziende che lavorano bene, che possono pagare stipendi alti, garantire un sistema pensionistico che funziona. Fra l'altro non c'è assolutamente nessun bisogno di fare pensioni private, perché le pensioni private sono solo un danno per l'economia, si possono fare tranquillamente pensioni di Stato, ma è un lungo discorso da spiegare. Comunque è in effetti il Bengodi, non esistono pericoli di inflazione, questi vengono controllati facilissimamente da una buona gestione dell'economia, ma poi le prove di questo, fra l'altro, ci sono a pioggia anche in altri sistemi, anche in altri paesi. Allora, Righetti invece ti fa una domanda più sul politico. Ferrero, della Federazione della Sinistra, ha condiviso molto delle questioni da te esposte. È a conoscenza della MMT? Pensi che potranno mai i comunisti trovare questa nuova teoria monetaria interessante? Non lo so, io non posso rispondere a questa domanda, non so loro che grado di comprensione abbiano dei sistemi monetari. Potrebbe chiederglielo direttamente Ferretti, si potrebbe dire. Io l'ho incontrato a questa trasmissione, se era lui, immagino che fosse lui, non mi ha fatto una grande impressione, nel senso che anche dopo, durante le pause, mi veniva a dire delle robe che non quadravano un granché. Credo che loro si stiano un po' avvicinando a questa realtà, però bisogna essere umili, no? Bisogna dire ok, noi non capiamo niente di sistemi monetari, dobbiamo farci una bella preparazione, cominciare a studiare, come ho fatto io, che mi sono messo a studiare giorno e notte, ammettendo che non ci capivo niente, e poi ecco, una volta fatto questo possiamo ragionare. Ma se questi mi vengono a dire, come tantissimi movimenti italiani, anche che non siano fondazione comunista, ma anche i famosi no debito, tutta questa galassia di beni comuni, eccetera, mi vengono a dire adottiamo l'MMT, ma non hanno né la pazienza né la voglia di studiarla, non siamo sempre da capo, voglio dire. Quindi lui può sicuramente avvicinarsi, bisogna che studino, bisogna che la capiscano questa cosa, non è facile, non è semplicissimo. Certo. Beh, intanto c'è, diciamo, un'ottima facilitazione in questo, che è il sito internet Democrazia MMT, giusto? Sì, democraziammt.info, c'è punto info. Eccetera. Ma non è che avete qualche domanda un po' cattiva, sono tutte domande buone. Tutte domande. Allora ne scarto qualcuno un po' più cattiva. Intanto Antonello ti chiede se il modello di Chavez oppure quello di Morales, cioè il socialismo del XXI secolo, possa essere attuato in Europa. No. Dove no, si perché può reperire? Ah sì, scusa. No, perché si tratta di situazioni che sono, da un punto di vista economico, completamente diverse, prima cosa. In secondo luogo, il contesto sociale, antropologico, è diverso. Tu hai popolazioni che di quei paesi che sono uscite dal neonazismo, delle dittature, del Washington Consensus, volute da Washington, solamente molto di recente. Sono passate dallo schiavismo alle conquiste coloniali, hanno avuto una breve pausa democratica negli anni 50 e sono passate direttamente alle dittature neonaziste. Quindi sono persone che hanno ancora una vibrazione interiore elevatissima. Se li possiamo paragonare ai movimenti operai contadini dell'Europa
dei primi del Novecento, la vibrazione che c'era nelle fabbriche italiane negli anni 60 e 70, ma forse ancora un po' prima, anni 50, insomma, il coraggio di alcuni sindacalisti e contadini italiani delle epoche di cui ho appena citato. E in Italia, in Europa, cioè laddove il capitalismo dei consumi e la cultura e l'esistenza commerciale si sono sviluppate ormai a livelli inauditi, tutto questo non esiste più. Per cui modelli basati sulla partecipazione popolare, come sono quelli, modelli basati su una forte partecipazione dell'opinione popolare espressa dal basso, non sono più possibili qua. Qua non gliene frega un cazzo a nessuno, nessuno fa niente. Capisci? Se tu chiedi a una persona di rinunciare all'aperitivo per stare un attimo online a darti un parere online, lasciamo perdere online, ma di andare a piedi nel palazzo di fianco, in una sezione dovunque, a dare un parere su una scelta democratica, ma non lo fa nessuno. Se c'è la televisione non ci vanno, se c'è la partita non ci vanno. Se c'è la promozione della Vodafone che gli regalano un telefonino, mollano la politica e vanno a fare la coda della Vodafone. Cioè, l'Italia è fatta così, i paesi occidentali sono ridotti a questo, capisci? Quindi certo. Voglio dire, non è più possibile riprodurre quei modelli qua, non è possibile proprio perché per un motivo antropologico. Allora, ecco una domanda che si autodefinisce cattiva. Come possiamo noi fidarci di economisti come Mossler quando lo stesso è riconosciuto come uno dei più grandi speculatori di borsa esistente? Allora, attenzione, ci sono due risposte a questo. Innanzitutto, a livello morale, se un uomo ha molto peccato, lo insegna anche il Vangelo, ma poi si ravvede, sia benvenuto nella mia casa. Questa è la prima risposta, ma non è neppure questo il caso di Mosler. Mosler è stato un uomo che ha gestito dei fondi, è stato uno speculatore. Gli abbiamo fatto queste domande quando è venuto in Italia. Io per primo gliel'ho fatto di fronte a tutti, pubblicamente, in due occasioni. Non risulta, almeno da quello che lui ci ha raccontato, poi io lascio sempre ovviamente lo spazio al dubbio, ma non risulta che lui abbia mai operato nell'ambito speculativo golpista finanziario, chiamiamolo. Cioè, non è un uomo, bisogna capire cos'è la speculazione finanziaria, cioè, molte volte le persone fanno un po' di tutto l'erba un fascio, fanno una grande confusione. Allora, speculare sui debiti sovrani di paesi in ginocchio come la Grecia è una speculazione finanziaria criminale. Vi faccio un esempio, non piacerà all'ascoltatore, ma per esempio Soros, quando ha speculato contro la sterlina e contro la lira negli anni 90, facendo saltare il sistema dello SME, noi dovremmo ringraziarlo, attenzione, cioè dovremmo dirgli grazie, perché se stavamo dentro quel sistema, l'Italia, la ricchezza dell'Italia veniva distrutta allora, non oggi, capito? Quindi bisogna stare molto attenti, sì, a cercare di capire che cos'è la speculazione finanziaria. Allora, non risulta che Mosler abbia mai partecipato a speculazioni finanziarie, truffe su paesi in ginocchio, rovinando famiglie, eccetera. Posso dire però, dando parzialmente ragione a questa domanda, che io stesso gliel'ho detto e su questo non ho cambiato idea, però sono dell'opinione che va bene, magari tu non hai partecipato alla peggiore speculazione finanziaria, però comunque hai fatto parte, hai alimentato un mondo che poi è quello che fa anche la speculazione assassina. Per cui tanto vale, no, che tu ti togli da quel mondo. Ecco, lui non lo ha fatto per molto tempo, però ultimamente lo ha fatto. Questo l'abbiamo appurato oltre ogni dubbio, non gestisce più il suo hedge fund, è un uomo che si è dedicato anima e corpo gratuitamente all'economia sociale, è un uomo che a Venezia ha espresso posizioni di una sinistra che in Italia non sente più neanche da RDB, ma questo ve lo posso garantire per esperienza personale, neanche i CUB hanno idee di sinistra come Warren Mosler. È un uomo che appunto vive tutta la sua vita adesso dedicatosi a questa politica, a questa economia sociale, e quindi io dico, ritornando all'inizio della mia risposta, avrà peccato ma si è ravveduto, benvenuto nella nostra famiglia. Paolo, per quanti minuti ti possiamo trattenere? Perché c'è un'intera valanga di domande.
devo chiedere qui al mio consulente della Casaleggio, no, volevo dire, ho sbagliato, scusate, insomma, passiamo 15-20 minuti al massimo, dai. Ok, magari... allora andiamo a tamburo battente. Carlo ti vuole fare una domanda cattiva. Bernard, hai intenzione di creare un movimento politico? No. The Kid, con la lira, il petrolio, come lo vai a comprare? Allora, rapidamente, bisogna rendere noto che questa cosa del petrolio è una folla, una favola, è un fantasma, eccetera. L'Italia spende per il proprio fabbisogno energetico l'1,7% del PIL, 1,7%, non il 70%. Molte persone in buona fede, no? Perché sono stupide, ma pensano che la metà di quello che l'Italia guadagna deve spenderlo per comprare petrolio. Non è vero, è l'1,7%. In momenti di crisi particolare siamo arrivati al 2,8%. Quindi siamo a percentuali veramente minimali. Prima cosa. In secondo luogo, non è vero, come ha spiegato Mosler egregiamente a Venezia, proprio perché io gli ho fatto questa domanda perché la spiegasse al pubblico, non è vero che, ma questo lo sapevo già fin da prima, non è che voglia, non è vero che si compra petrolio solamente in dollari, questo è falso, il petrolio si può comprare in dollari, si può comprare in qualsiasi valuta, ci sono dei listini di mercato delle valute dove si cambiano le valute per comprare petrolio. Quindi con una moneta sovrana, un paese che recupera la propria indipendenza, la propria autonomia finanziaria, che rilancia l'economia, come ho spiegato prima nel caso della Grecia, ancora più per l'Italia che è un paese che è ancora più ricco della Grecia, tu avresti un influsso di investimenti esterni enorme, ha la capacità dello Stato di comprare petrolio emettendo, cambiando la propria valuta, si aggiunge anche tutto l'influsso della moneta pregiata che arriverebbe in Italia con gli investimenti, anche con un aumento di export, anche se questo è un tema un po' controverso, ma adesso facciamolo passare per buono, anche con un aumento di export, quindi tu hai tutta una serie di flussi di moneta forte che arriva nel paese, rilanciato nell'economia, moderno, rilanciato nelle infrastrutture. Il problema del petrolio sostanzialmente non si pone neanche. Allora, se tu mi parli della spesa pensionistica, se tu mi parli della spesa per la sanità, mi parli di queste spese interne, allora ti posso dire che cominciamo a ragionare su cifre abbastanza importanti. Spesa per l'energia è una minuzia nell'economia italiana. Allora, Kit Pla, che nome strano, ti domanda, è vero che l'Argentina sta truccando i conti per far credere che si sia ripresa, come ha scritto il Financial Times, e che sostengono i detrattori MMT? La risposta è non lo so, e la risposta è che non lo sa neanche il Financial Times. Questo è la verità, te lo dico da giornalista, te lo dico in maniera molto seria. Purtroppo noi siamo abituati, e di questo, per carità di Dio, posso farmene una colpa anch'io come giornalista, siamo abituati a dire l'ha detto il Financial Times. La quantità di cazzate che pubblica il Financial Times è inverosimile. Di questo me ne sono reso conto io di persona, e ci sono cascato anch'io, sono stato anch'io vittima di questa cosa, perché fidandomi del Financial Times, per esempio qualche mese fa avevo fornito un dato sulla svendita del debito pubblico greco alle giurisdizioni inglesi e americane di New York, che era enormemente ingigantito, l'avevo dato per una percentuale molto alta, e questo era un articolo del Financial Times, di uno dei grandi, di un maggiore analista del Financial Times. Salta fuori dopo sei mesi che è tutto falso, cioè il debito greco trasferito all'estero era una percentuale veramente minima. Grande imbarazzo di Paolo Bardan in prima persona, giusto per dare un esempio. Allora, innanzitutto neppure il Financial Times può sapere in tempo reale se i conti dell'Argentina sono truccati o no. In secondo luogo, l'esperienza sul campo è quella che conta. E se voi andate a vedere i conti di macroeconomia pubblicati dal Fondo Monetario Internazionale su paesi come Ruanda e la Tanzania, sembra di stare a Manhattan. Capito? Da quei conti lì sembra di stare a Manhattan, poi vai in Ruanda, in Tanzania, e vedi la gente che muore di fame per la strada. Attenzione a queste cifre, attenzione a questa roba. Allora, l'Argentina nei fatti, la vediamo, era un paese completamente in ginocchio, quello che è successo dal 2001 in poi è sotto gli occhi di tutti. Ho nella mia casella di mail una lettera di un avvocato argentino che mi ha scritto offrendo la sua collaborazione, la collaborazione di giornalisti argentini per raccontare all'Italia la verità sul miracolo argentino. Non è affatto vero che è un paese che è tornato in ginocchio. Certo, è un paese che è in difficoltà, come tantissimi paesi del mondo,
Ma guardate veramente bene perché l'Argentina oggi è in difficoltà. È perché ha applicato la MMT in maniera molto parziale. L'Argentina purtroppo ha voluto offrire la piena occupazione, che è una chiave fondamentale nella creazione del benessere nazionale. Cioè significa creare stipendi che poi vengono spesi, creano un'altra economia, creano un altro benessere. L'ha voluto applicare solamente ai capi famiglia, quindi non l'ha applicata a tutti gli altri. E questo è stato un limite molto grosso dell'Argentina. Nonostante questo, ancora oggi è un paese incomparabilmente a livelli superiori rispetto a quello che era quando aveva il dollaro che è agganciato al pesos. Non ci dimentichiamo mai che chi fa questi discorsi non conosce che cos'era la situazione argentina del pre-default. Era un paese in linea con tutto il neonazismo sudamericano, dove la vita umana contava zero. Tu morivi stremato nelle favelas, se ne frega, capito? Cioè, attenzione, adesso voglio dire, Ecco, oggi l'Argentina non è sicuramente la Svizzera, però ha fatto un bel salto in avanti. E infatti, proprio sull'Argentina c'è Chico che dice, domanda cattivissima, perché se la MMT è una panacea, gli economisti che hanno salvato l'Argentina sono stati cacciati? Non mi risulta che siano stati cacciati, mi risulta che abbiano fatto una collaborazione, e questo parlando per diretta testimonianza di chi c'era, quindi Pavlina Cerneva, Randall Rey, Warren Mosler e altri. Gli è stata chiesta una consulenza e è stata fatta questa consulenza e poi il governo ha proseguito per la sua strada, ma nessuno li ha cacciati. Sereupin ti chiede, la mia domanda riguardo la MMT è molto semplice, perché non si fanno i nomi e cognomi di certe famiglie e di quella certa etnia che ha in mano praticamente l'intera finanza globale? Perché non è questo un problema, non è vero che la finanza globale è in mano agli ebrei, non è vero che ci sono due famiglie che governano il mondo, ce ne sono molti di più e gli ebrei sono una componente forte del sistema finanziario, ma assolutamente non una componente maggioritaria. Uno dei più grandi criminali finanziari di tutti i tempi si chiama Mozillo. Faccio molta fatica a immaginare che Mozillo sia un cognome ebraico. Non so, mi sembra. Ecco, comunque, adesso a parte questo, che è una realtà, ce ne sono tantissimi che hanno fatto danni immensi, insomma, eccetera. Quindi no, queste sono speculazioni che lasciano il tempo che trovano. Io direi di concentrarci sui veri criminali piuttosto che su teorie fantasiose sul fatto che gli ebrei dominano il mondo. Fra l'altro vi aggiorno sul fatto che uno dei massimi detrattori dei sistemi monetari, chiamiamoli per semplicità, alla MMT, era Julius Evola, un noto fascista, il quale era convinto che gli ebrei erano a favore della creazione di moneta, per cui erano i nemici pubblici invece proprio dell'economia fascista, dell'economia nazista, e quella che avrebbe dovuto eliminare proprio la moneta intesa come spesa pro società. Menger era, chiedo scusa, Leon Walras era un altro economista che è stato uno dei sostenitori massimi della distruzione della moneta ad uso sociale ed era un antisemita feroce. Peru era un antisemita che addirittura, come ha raccontato Lampargue, non fu neppure preso dentro al governo di Petén perché era troppo nazista, non faceva brutta figura. Insomma, quindi, ecco, voglio dire, ste folle sugli ebrei sono proprio delle favole, dai. Allora, Federico Righetti ti fa una domanda particolare. La massoneria ha trovato interessante la MMT. Hai avuto contatti con Gioele Magaldi del Grande Oriente d'Italia? Questo interesse può screditare la MMT? Gioele, ti hanno scoperto. C'ho Gioele qui di fianco a me, mi hanno scoperto. C'è Casaleggio qui davanti. No, la domanda è giusta, la domanda è giustissima. Ma mi viene da ridere perché questi giorni qua, anche sul Corriere di oggi è uscita una cosa sul fatto che io ero parte di questi complotti. Però comunque no, non ho mai avuto nessun contatto con lui e io ho saputo ovviamente ampiamente che lui ha pubblicato i miei lavori a destra manca, non ho mai avuto nessun contatto con Magaldi e non sono molto interessato, con tutto il rispetto, ad avere contatti con lui.
Bene, allora passiamo ancora ad altre domande, un attimo che li recupero. Domanda cattiva, con la lira le materie prime non ci costeranno troppo? No, no, assolutamente no, perché, ripeto, come, è il discorso fotocopia del petrolio, no? Cioè, noi, se noi dobbiamo comprare pelle dalla Francia, come è vero che facciamo, per fare le scarpe nell'industria delle Marche, il sistema funziona esattamente allo stesso modo, cioè tu hai un paese che è capace non solo di convertire la propria moneta, che man mano che l'economia riprende diventa sempre più forte, ma è capace anche di usare i flussi di moneta forte degli investimenti per approvvigionarsi di tutto quello che gli serve all'esterno. Fra l'altro, bisogna, anche qui è un po' una cosa complicata, ma bisognerebbe che si capisse, per questo che dico che è così importante studiare i sistemi monetari, è molto noioso, ma è importante studiare, si capisse che cosa vuol dire il commercio estero da un punto di vista monetario. In realtà tutti si immaginano che l'industriale delle Marche deve prendere i suoi soldi che non valgono niente e li deve andare a portare da in Francia dove invece i soldi valgono di più, allora poveretto, eccetera. Tutto questo non succede. In realtà tutto quello che succede sono scambi monetari che avvengono a livello delle riserve delle banche, delle rispettive banche centrali. E quindi a questo livello l'economia italiana, il gestore dell'economia italiana, cioè l'azienda, l'imprenditore, è tutelatissimo, così come sono tutelatissimi coloro che ti vendono le cose o che te le acquistano. Non ci sono questi meccanismi delle carriole che passano le frontiere, eccetera. Ma ripeto, in una situazione economica come quella in cui si troverebbe sicuramente l'Italia, che riprendesse la propria sovranità monetaria, non ci sono di questi problemi. Ricordiamo a tutti che l'Italia della maggiore ricchezza, l'Italia del boom dell'export, l'Italia che fregava la Germania su tutta la filiera meccanica, l'Italia che ha fatto la moda del mondo, l'Italia che ha fatto le scarpe che andavano in tutto il mondo, era l'Italia della lira, non era l'Italia dell'euro. L'Italia dell'euro è precipitata nell'abisso, questo è davanti agli occhi di tutti, è incontestabile. Okay? Era l'Italia della lira quella che cambiava la liretta, viene chiamata da questi falsari del Fatto Quotidiano, del Corriere, la chiamano la liretta, quella liretta è il cazzo, questa era una moneta molto apprezzata nel mondo e che ha permesso all'Italia di sviluppare peraltro proprio tutto il settore che aveva bisogno delle importazioni e l'abbiamo sviluppata alla grande, altro che storia. Paolo, Ale ci fa una domanda che trovo particolarmente interessante, pur in un regime di libero mercato, dove lo trova un privato il movente di investire e creare occupazione se comunque si aspetta il finanziamento statale? Mi deve ripetere, dove trovi il denaro per investire nella piena occupazione se comunque? Allora, no, la domanda è questa, pur in un regime di libero mercato, dove trova un privato il movente di investire e creare occupazione se comunque si aspetta il finanziamento statale? No, aspetta, in un regime di libero mercato, eccetera, vabbè, l'investimento del privato sta nella convenienza del privato di usare i fondi, chiamiamoli al netto, i fondi che gli scendono dall'alto, dalla spesa del governo, per rilanciare nel settore privato, nel settore non governativo, la propria attività. Non si deve immaginare che la spesa dello Stato con la MMT sia una roba per cui tu hai un produttore di giacche o un produttore di scarpe che sta seduto al sole davanti alla porta dell'azienda e aspetta che lo Stato passi con un elicottero e gli butti dei sacchi di moneta sulla testa. Questa è una visione un po' ingenua. La spesa a deficit dello Stato per rilanciare l'economia, per creare questi finanziamenti al netto, è una spesa che è mirata a questo, non è che va all'infinito. Quando lo Stato fa, opera una spesa, che è sugli stipendi che paga dei propri dipendenti, che è sulle commesse dello Stato per i lavori pubblici, e quindi sono commesse in aziende private che fanno opere pubbliche, eccetera, di via dicendo. Lo Stato può, in via del tutto eccezionale, in momenti di crisi veramente feroce, acquistare anche una parte della produzione privata, ma sono momenti eccezionali.
Quello che lo Stato fa è semplicemente creare una base, una soglia minima. La spesa della MMT significa creare una soglia minima di benessere, quindi stipendi sotto i quali non si scende, una ricchezza nazionale, un PIL sotto al quale non si scende, ma sopra il quale è tutto interesse del privato poi aumentare la propria ricchezza, capisci? Quindi il privato ha tutto l'incentivo per arrivare a questa, da questa soglia minima a crescere in alto nelle esportazioni, a crescere in alto nella creazione di circolo monetario all'interno della società, eccetera. Ripeto, sia chiaro che l'MMT non predica vagonate di soldi che cascono sulla testa di gente che prende il sole al mare, questo non è così, ok? Certo. L'MMT e i programmi di piena occupazione creano delle soglie minime sotto ai quali non si scende, quindi la MMT negli anni 90 avrebbe impedito a quel delinquente di D'Alema di introdurre 14 forme di flessibilità del lavoro e distruggere la certezza del reddito dei giovani italiani. Questo avrebbe impedito l'MMT, cioè una soglia sotto la quale non si scende. Allora, io mi devo scusare con tutti quanti i web ascoltatori, la valanga di domande l'abbiamo appena scalfita, ho selezionato le ultime tre per Paolo e con questo concludiamo la trasmissione. Sì. Allora, la prima è Bestr, domanda cattiva, fa una domanda cattiva. L'MMT porta al consumismo che è il sogno dei capitalisti. Barnard è un capitalista mascherato? Non ce la posso fare. Qui ci abbiamo Casaleggio, ci abbiamo i massoni, abbiamo anche Rockefeller. No, ascolta, ripeto. Io capisco, se non voglio, capisco chi fa queste domande, sono persone che non hanno capito la MMT, non la vogliono studiare, non vogliono perdere tempo al pomeriggio a annoiarsi su dei fogli di carta, e allora poi gli viene in mente che la MMT è come la domanda di prima, no? Cioè l'elicottero che passa sull'azienda e gli butta i soldi in testa, creando un'inflazione allo Zimbabwe, oppure è un trucco di Barnard che in realtà è pagato da Carrefour, perché bisogna creare consumismo. No, questo non è affatto il caso. La MMT crea in prima istanza la piena occupazione. Allora, vuol dire permettere a persone di fare una vita decente. D'accordo? Allora, se essere consumisti significa permettere a un essere umano di mandare i figli a scuola, di pagare agevolmente il mutuo di una casa, di potersi curare agevolmente perché non solo esiste una struttura di Stato che funziona, ma questo può anche avere un risparmio per potersi fare l'agopuntura, se ne ha voglia. Creare infrastrutture che permettono alle persone di non dover impazzire per andare a lavorare o addirittura permettere alle persone di lavorare da casa, eccetera. Se questo è consumismo, allora io guarda, firmo sul consumismo. Piena occupazione, sicurezza sociale, infrastrutture moderne, ricerca, creazione di idee, se questo è consumismo io firmo sul consumismo. La MMT non predica il fatto che lo Stato deve dare del denaro alla gente per comprare 18 telefonini, non predica che un'azienda italiana deve tenere le persone a lavorare 9 ore e mezza al giorno per creare delle cretinate, ok? Predica tutta un'altra storia. Le priorità vengono determinate dalle scelte politiche dello Stato. Il capitalismo è guidato dallo Stato. Come funzionano le banche viene guidato dallo Stato. Lo Stato fa le regole, lo Stato dice alle banche cosa fare, come prestare, quanto prestare, a chi prestare. Lo Stato decide questa iniezione di liquidità, ma la decide nella direzione che è una direzione pro-sociale, non, ripeto, per avere una società dove si comprano 500 paia di scarpe a persona. Questo non è la MMT. Fra l'altro questo appunto creerebbe questa piena capacità di cui parlavo prima, per cui poi si crea l'inflazione, è un disastro. Allora, questa non è assolutamente l'MMT, l'MMT va studiata, va vista per quello che in realtà è, ma non c'è assolutamente questa impostazione. Penultima domanda, da parte di Sere Upin. Prodi da Parghè si è preso del fascista. Che c'entra il fascismo con un cameriere esecutore di banche di investimenti internazionali possedute, guarda caso, sempre dalla stessa etnia? Io non ricordo che Parghè abbia detto che Prodi è un fascista. Parghè ha parlato di un'influenza
prima nazista negli anni 30, poi autoritaria vicina al fascismo nella Francia di Mitterrand, che era un ex fascista, eccetera. Non mi ricordo che Prodi abbia mai, che Parguè abbia mai detto che Prodi è un fascista. Scusa, ma io sinceramente non posso rispondere a questa domanda. Che sia un cameriere dei servizi finanziari, questo è giustissimo. Domanda molto utile proprio per chiarire questo punto. Paolo, siamo all'ultima domanda, dopo ci salutiamo. È forse la domanda più opportuna, c'è la risposta proprio la migliore possibile per dirci arrivederci. Allora, la domanda viene da Remi. Dove informarsi? Che siti consigli, Paolo? Ma allora, la prima cosa da fare è capire la MMT e quindi leggere Il più grande crimine e avere la pazienza, non solo la MMT, leggere la MMT e anche il disegno del GOB finanziario degli ultimi 70 anni. Avere la pazienza di essere la parte tecnica del mio saggio Più grande crimine. Poi il sito www.democraziammt.info contiene una volta che si è letto Il più grande crimine, che è la base, assolutamente la base, anzi non è la base, è la base ed è anche un livello avanzato, su una pazienza di legge. Dopo ci sono un sacco di approfondimenti sul sito democraziammt.info. Poi il consiglio che do io è quello di avere un'informazione a 360 gradi, cercare di leggere soprattutto i quotidiani finanziari, se uno vuol stare nell'economia, i grandi quotidiani finanziari, perché ci si trovano tanti errori, come ho detto prima, ma ci si trovano anche delle opinioni autorevoli. Cercare di capire che non esistono fonti di informazione perfette. Anche Paolo Barnard può essere uno che involontariamente, e su questo vi do la mia parola, se faccio un errore è involontario, non è mai perché sono prezzolato o pagato. Quindi avere una esposizione il più ampia possibile all'informazione senza mai prendere nessuno per oro colato, per un dio e via dicendo. Stare molto attenti a internet, molto, molto attenti a internet e guardare chi è che vi racconta le cose, che esperienza giornalistica ha, che esperienza accademica ha e via dicendo. Detto questo, perché circolano di tutto e di più, circolano delle robe che sono assolutamente ignobili. Ecco, detto questo, io purtroppo devo dire che oggi con internet riuscire a districarsi dell'informazione è pressoché impossibile. Ci sono notizie date da fonti che sembrano estremamente autorevoli o addirittura da personaggi che citano personaggi autorevoli e che poi si rivelano essere delle catastrofi, delle bufale. Ahimè, su questo non c'è rimedio. Alla fine la regola aurea, il gold standard dell'informazione è questo: usa la tua testa. E quello che la tua testa ti dice che è giusto è quello che per te è giusto, punto. Paolo, io ti sono veramente grato per esserci venuto a trovare questa sera e mi scuso con i web ascoltatori perché veramente lo streaming è andato in tilt, quindi ci ripromettiamo di potenziare il nostro streaming e poi magari fra un po' di tempo ti chiederemo di nuovo di passare dai nostri schermi perché questa trasmissione è stata davvero interessante, anzi quando abbiamo la possibilità di appunto fare questo ping pong con domanda-risposta, penso che sia la cosa migliore per far capire la MMT alle persone e ce n'è davvero bisogno in questo momento. Quindi io ricordo www.paolobarnard.info, www.democraziammt.info, studiate, perché altrimenti non ne veniamo fuori. Paolo, grazie davvero, se vuoi aggiungere tu qualche altra cosa per chiudere. Sì, proprio mi ha colpito molto quella domanda sul consumismo. Voglio sottolineare la spesa dello Stato moneta sovrana, deficit, certamente promuove il sistema della produzione, che vuol dire lavoro, che vuol dire che anche consumi, per carità di Dio, ma lo Stato ha in mano le leve, ricordatevelo sempre, nel momento in cui lo Stato vede che si sta creando un eccesso di produzione, un eccesso di prodotti, un eccesso di una frenesia di lavoro, lo Stato tira le leve indietro, tira la spesa, la chiude, magari può anche aumentare momentaneamente le tasse per ricreare un equilibrio. Questo è importantissimo, la scelta è politica. Certo, lo Stato può usare la moneta sovrana per creare un mondo di consumismo idiota, e questo sarebbe, però qui il controllo è politico ed è il controllo dei cittadini. Grazie, buonanotte.
Grazie, buonanotte Paolo, a presto, applausi dalla chat, ciao. Grazie, ciao.